Nel piccolo della nostra parte, nel triangolo il mistero, attraverso Mario Del Giglio. Domanda: quando potrò prendere coscienza se avrò svolto la mia parte nella vita in modo proficuo? Risposta: se tu sei innanzitutto convinta di aver accettato il ruolo da recitare prima di venire a vivere, cosa ti resta da fare? La trama esiste, gli attori sono lì con le loro parti assegnate, convinti spiritualmente che devono accettarle così e che non possono essere cambiate. Una volta consci di questo, non dobbiamo far altro che applicarci giorno dopo giorno a recitare quella parte nel migliore dei modi. Tu puoi capire che si può recitare una parte mettendoci tutto il nostro essere nel migliore dei modi. Nella recitazione di una commedia, nella lettura di una poesia e nell'esecuzione di un brano musicale, basta cambiare l'attore o il cantante o il musicista per rendere il brano sublime. Non si nasce tutti capaci di cantare o di recitare, ma anche chi ci riesce si è dovuto esercitare per migliorare sempre di più per arrivare alla perfezione. E perché non farlo anche noi, nel piccolo della nostra parte?